non arrendersi alla strategia del lavoro da casa. Io lo chiamo in italiano perché Macron le chiama il teletravail, non smart. Cerchiamo anche cortesemente di valorizzare la lingua italiana, perché non se ne può più. Su tutti i vostri documenti ci sono sempre anglicismi. Dovete oltretutto risultare accessibili, che la democrazia significa essere anche comprensibili da chi non conosce l'inglese, da chi non è istruito, da chi ha la terza elementare, e quindi parliamo italiano. Il lavoro da casa e il lavoro a domicilio viene ritenuto dal Presidente della Repubblica francese un problema, perché a casa si lavora male, e lavorare male significa incidere negativamente sull'economia della nazione. Non è un problema che attiene ai singoli accordi. Concluda. Per noi fate esattamente il contrario, cioè andate verso l'incentivazione, che significa desertificare le città, mettere in ginocchio il commercio, mettere in ginocchio tutto il sistema delle piccole realtà produttive, che in questi decenni sole ci hanno consentito di poter competere a livello internazionale.